la resurrezione di Gesù, la resurrezione di Gesù, grande scontro televisivo, alla trasmissione televisiva Enigma tra il logico matematico per Giorgio Di Freddi e il cristiano cattolico Missori, Missori, la resurrezione. Sentiamo qualche intervento, sentiamo. Fermatevi, allora vi fermo io. La resurrezione è il discrimine tra chi crede e chi non crede. Sappiamo che Pier Giorgio Di Freddi non crede. Le chiedo però, Di Freddi è un evento nuovo nella storia delle religioni. Non c'erano echi di antiche religioni che parlavano di un uomo che dopo 3 giorni sarebbe risorto. Questo non la fa riflettere. Dunque, anzitutto non è affatto un evento nuovo. Lei l'ha detto più volte, ha citato anche le parole del Papa, dice questo è un evento eccezionale nella storia dell'umanità. C'è un libro di Graves, che ha più di 100 anni, per esempio, che si intitola I 16 salvatori crocifissi dell'umanità, cioè la morte in croce e il cosiddetto mistero dell'Eucaristia, per esempio, è una cosa comunissima. Ad esempio, nel culto di Osiride, no? C'era per l'appunto, no? Quello che noi oggi chiameremo il sacramento dell'Eucaristia, no? Questo per quanto riguarda la morte e l'Eucaristia, cioè precedente, no? Nell'ultima cena. Per quanto riguarda la resurrezione, di nuovo, Osiride è un altro degli esempi, no? Di dei o di divinità risorte. Mitra, questo secondo me è molto più. Ho letto in un'ora 10 piccoli indiani di Agatha Christie e ricordavo tutti i nomi e tutta la trama. Ho letto 21 libri. Per me è molto più importante, cioè si scende nelle catacombe di Roma, ancora oggi si possono vedere in alcune catacombe, no, gli altari di Mitra. Mitra è un dio che era precedente a Gesù Cristo, che è risorto pure lui. Andiamo nelle chiese, vediamo lo stensorio con tutti. Ecco, qua mi fermo, cari amici. Poi il testo dell'intera trasmissione ve lo metto come link nel riassunto. Pier Giorgio Di Freddi ha citato un libro relativo ai salvatori del mondo che sono morti e poi risuscitati. Io ne cito un altro di libro, il libro di Andreas Faber-Kaiser, intitolato Gesù visse e morì in Kashmir, sapete dove sta il Kashmir? Bello. Allora, l'ho letto il libro, ma non ce l'ho qua da mostrarvi, l'ho letto. È un libro ben documentato. Gesù visse e morì in Kashmir. Sì. Gesù visse e morì in Kashmir perché non tutti quelli che venivano crocifissi morivano, non tutti, dipendeva. E pare che Gesù non sia morto in croce, quando dopo 3 giorni fu tolto dalla croce, fu curato coi balsami e guarì. Una volta guarito Gesù, sapete cosa fece? Gesù, Maria e Tommaso abbandonarono la Palestina, si diressero a Oriente, andarono sulla costa del Malabar e lì fondarono le prime società cristiane. Poi si spostarono nel nord dell'India, dove guarda caso ci sono ancora delle società cristiane, e poi andarono in Kashmir. In Kashmir Gesù visse fino a un'ottantina di anni, si sposò, ebbe dei figli e morì in Kashmir. Sembra che a Srinagar, capitale del Kashmir, bella Srinagar, bella cittadina Srinagar, nel cimitero di Srinagar, sembra che ci sia la tomba di Gesù. Questa è una tesi sostenuta in un libro, e quindi che dire, che sono tanti gli dei antichi,
risuscitavano, mica solo Gesù. La dottrina di Gesù ha vinto per caso, poteva vincere anche la dottrina di Gesù.